L'avvio è quello fatto con i blocchetti, con i modulini, tenendo conto della circonferenza di partenza, potete usare qualsiasi tipo di filato. La circonferenza di partenza che io ho lavorato misura all'incirca 99-100 centimetri, quindi è una circonferenza molto ampia. Se voi dovete ridurre la circonferenza di partenza, dovete rispettare il multiplo di lavorazione del punto che andremo a lavorare per lo sprone e per ogni ventaglio, diciamo così, in più o in meno, dovrete lavorare in più o in meno 6 moduli di partenza. Io per moduli di partenza intendo questi anellini. Faccio vedere l'avvio e la lavorazione delle due sequenze dello sprone. Faccio vedere l'avvio dei moduli. Il primo lo andiamo a lavorare con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Carichiamo il filo, entriamo nella prima catenella di lavorazione e chiudiamo con una maglia alta. Questo è il primo modulo per la nostra lavorazione. Il secondo e tutti i successivi lo lavoriamo con 3 catenelle, carichiamo il filo, andiamo sull'incrocio dove abbiamo chiuso la maglia alta precedente, entriamo, estraiamo e chiudiamo la nostra maglia alta. E continuiamo con la lavorazione dei modulini fino a raggiungere la circonferenza in centimetri che abbiamo stabilito. Io continuo. E su campione vi faccio vedere la lavorazione dello sprone. Una volta che abbiamo lavorato i moduli necessari ad aggiungere la circonferenza che abbiamo stabilito, sempre rispettando il multiplo di lavorazione del punto che vi ricordo si sviluppa su 6 moduli iniziali, andiamo a chiudere il cerchio sul primo modulo entrando nella prima catenella di lavorazione, facendo attenzione a non far girare i moduli. Vado a chiudere con un punto bassissimo, così do una catenella e partiamo con la lavorazione del giro successivo per andare a completare il nostro avvio. Entro nel primo anellino che ho a disposizione. Estraggo di nuovo il filo e vado a chiudere con un punto bassissimo. I giri li vado ad iniziare con la maglia allungata ritorta. Allungo leggermente il filo, faccio una torsione verso il dietro, vado a pescare il filo, lo porto sul davanti. In questo modo ho due asole sull'uncinetto, carico di nuovo e vado a chiudere il punto iniziale. Carico di nuovo il filo, rientro nel primo anellino e vado a lavorare le due maglie alte mancanti a completare il blocco. E continuiamo lavorando 3 punti alti in ogni anellino che abbiamo ottenuto fino a completare il giro che andremo a chiudere sulla maglia iniziale con un punto bassissimo. Quindi carico il filo, vado nell'anellino successivo e lavoro i miei 3 punti alti. Tre punti alti nell'anellino successivo e continuo fino a completare questo giro di avvio. Come potete vedere, tra un blocco e l'altro di maglie alte non abbiamo catenelle di separazione. Io continuo e poi vi faccio vedere il punto fantasia. Terminato il giro di maglie alte per l'avvio dei moduli, lo andiamo a chiudere sulla maglia iniziale, quella allungata ritorta, entrando da sotto e cercando di prendere i due anellini superiori del punto stesso. Estraiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Il mio consiglio è quello di tenere la tensione del filo durante la lavorazione in modo molto morbido, lasciandolo scorrere così come viene da sé. Abbiamo concluso
l'avvio che noi non contiamo nei giri di lavorazione, per cui da adesso in poi partiremo da uno che sarà il primo giro di lavorazione del nostro sprone e andiamo ad iniziare il punto fantasia. Lo andremo ad iniziare da metà modulo, così la chiusura, come vi renderete conto poi durante la lavorazione, va a nascondersi nei giri di lavorazione. Quindi riprendiamo con un punto catenella, rientriamo alla base dove abbiamo appena chiuso il giro e andiamo a lavorare un punto basso, 7 catenelle di separazione, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lasciamo 7 punti di base, contando dal primo punto successivo a quello di avvio dove abbiamo lavorato la maglia bassa, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nell'ottavo andiamo a lavorare un punto basso. 7 catenelle ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Andiamo nel punto successivo a quello in cui abbiamo lavorato adesso il punto basso e lavoriamo un altro punto basso. Questa è la nostra sequenza di lavorazione per questo giro. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lasciamo 7 punti di base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nell'ottavo andiamo a lavorare un punto basso. 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per l'archetto, un punto basso nel punto seguente. Vedete che abbiamo un archetto di 7 catenelle lasciando 7 punti di base liberi e un archetto di 7 catenelle tra i due punti bassi consecutivi. Io continuo e poi vi faccio vedere il giro successivo. Sono alla fine del giro, ho lavorato l'archetto di 7 catenelle tra i due punti bassi consecutivi e vado a lavorare l'ultimo archetto per chiudere il giro. Lavoro le 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e poiché abbiamo iniziato con l'archetto saltando i 7 punti di base, vedete che dobbiamo lavorare e chiudere il giro con l'archetto di 7 catenelle tra le due maglie basse consecutive. Se dovesse capitare come a me, che vi manca un punto di base, non fa niente, voi chiudete il giro lo stesso. Quindi vado, vedete, nell'ultima maglia alta del giro e vado a lavorare la mia maglia bassa. Per l'archetto di 7 catenelle, questo andiamo a lavorare in questo modo. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carichiamo 3 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassa iniziale e andiamo a fare il nostro archetto mancante, che sarà anche quello di avvio per il prossimo giro. Chiudendo l'archetto in questo modo, noi ci troviamo già in alto al giro dal quale ripartiremo per la nostra lavorazione. Il giro lo inizio sempre con la maglia allungata ritorta, che sarà anche il primo punto di lavorazione, in questo modo. Carico il filo e vado a lavorare altri 1, 2, 3, 4, altri 5 punti alti all'interno dell'archetto, quindi 1, 2, 3, 4,
4 e 5 e abbiamo lavorato il mezzo ventaglio che è composto da 13 punti alti in ogni archetto tra le due maglie basse consecutive. Vado nell'archetto successivo, quello in cui abbiamo saltato i 7 punti, e vado a lavorare un punto basso. Carico il filo, 13 punti alti nell'archetto di 7 catenelle tra le due maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13. Un punto basso nell'archetto successivo. E abbiamo completato il nostro primo modulo di lavorazione per questo secondo giro. Continuiamo lavorando 13 punti alti per il ventaglio nell'archetto tra le due maglie basse consecutive e una maglia bassa nell'archetto laddove abbiamo saltato i 7 punti di base. Il giro lo andremo a chiudere nell'archetto iniziale, lavorando le maglie mancanti per completare il primo modulo. Io continuo e poi vi faccio vedere la chiusura. Sono alla fine del giro, ho lavorato l'ultimo motivo di 13 punti alti, il punto basso nell'archetto grande, e andiamo a chiudere il giro lavorando le 7 maglie mancanti per chiudere il primo ventaglio di inizio giro. Quindi carico il filo, vado nell'archetto e lavoro le 7 maglie alte mancanti. Una, due, tre, sei e 7 e chiudiamo sulla maglia allungata ritorta iniziale, prendendo sempre le due asoline ed entrando da sotto, vedete, nel punto. Estraggo il filo e chiudo con un punto bassissimo. Ripartiamo con il terzo giro e andiamo a lavorare una maglia allungata ritorta. Catenelle. Carico il filo. Vado nella maglia alta successiva e lavoro un punto alto. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico 3 volte il filo, vado nella maglia bassa e lavoro un punto alto triplo. La maglia bassa che divide i due ventagli di 13 maglie alte. Catenelle, carico il filo, entro nella sesta maglia alta del ventaglio successivo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta e lavoro un punto alto. 3 catenelle, carico il filo, vado nella maglia successiva, la settima, e lavoro un punto alto. 3 catenelle,
carico il filo, vado nella maglia successiva, l'ottava del ventaglio di 13, e lavoro la mia maglia alta. E questo è il motivo che andremo a lavorare su ogni ventaglio di 13 punti, sulla sesta, sulla settima e sull'ottava maglia del giro sottostante. Continuo con 3 catenelle per l'archetto di separazione, carico 3 volte il filo, vado nella maglia bassa che divide i due motivi e lavoro il punto alto triplo. E questa è la nostra sequenza di lavorazione per tutto il giro, che andremo a chiudere sulla sesta maglia del motivo iniziale con una maglia alta e 3 catenelle per andare a completare il motivo iniziale. Andiamo a chiudere il giro terminando di lavorare il motivo iniziale. Vedete che ho già lavorato la maglia alta T tripla sulla maglia bassa che divide i due motivi. Lavoro le 3 catenelle di separazione per l'archetto, carico il filo, vado nella sesta maglia del motivo iniziale e lavoro il punto alto. Le 3 catenelle di separazione, entro nella maglia alta ritorta e vado a chiudere questo giro. E abbiamo completato anche il motivo iniziale. Con un punto bassissimo entriamo nel primo archetto disponibile. Lavoriamo la nostra maglia allungata ritorta iniziale e 3 punti alti sempre in quest'archetto, quindi 1, 2 e 3, e andiamo a completare il primo blocco di 4 maglie iniziali. Continuiamo con 2 catenelle di separazione, carico il filo, andiamo sulla maglia alta tripla e andiamo a lavorare un punto a V separato da 2 catenelle. Quindi entro sulla maglia, lavoro il primo punto alto, 2 catenelle, carico di nuovo il filo, rientro di nuovo nella maglia alta T tripla e la vado a chiudere il punto a V. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nel primo archetto del motivo successivo e lavoro 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nell'archetto successivo e lavoro altri 4 punti alti, 2, 3 e 4. E questo è il nostro motivo di ripetizione per tutto questo giro. Sono alla fine del giro. Ho lavorato il punto a V separato da 2 catenelle sulla maglia alta tripla, lavoro le 2 catenelle di separazione per l'archetto, carico il filo e vado nell'archetto del motivo iniziale per andare a concludere il blocco e quindi chiudere il giro. Entro nell'archetto e lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, vado nel primo punto iniziale, la maglia allungata ritorta e lavoro una maglia alta per l'archetto e lo spazio di separazione. Da qui ripartiamo per il quinto giro. Allunghiamo leggermente la solina, rientriamo nell'archetto appena chiuso e lavoriamo un punto basso. 7 catenelle, 1, 2, 3. 4, 5, 6 e 7, rientriamo nell'archetto un altro punto basso a chiudere l'archetto di 7 catenelle. 5 catenelle per lo spazio successivo, 1, 2, 3, 4 e 5,
Saltiamo il blocco di 4 maglie alte, andiamo nell'archetto successivo e lavoriamo un punto basso. Carichiamo il filo questa volta, entriamo nel punto a V e lavoriamo 3 punti alti. 1, 2 e 3. Un punto basso nell'archetto successivo. 5 catenelle per lo spazio, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo il blocco di 4 maglie alte, entriamo nello spazio di separazione e lavoriamo un punto basso. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Rientriamo nell'archetto, un punto basso per chiudere l'archetto di 7 catenelle. Questa è la sequenza di ripetizione per tutto questo giro. Il motivo si presenterà in questo modo: avremo un archetto di 7 catenelle separato da 2 maglie basse nell'archetto che separa i due gruppi di 4 maglie alte, un archetto di 5 catenelle saltando il gruppo di maglie alte, una maglia bassa nell'archetto successivo, 3 maglie alte nel punto a V e una maglia bassa che vanno a chiudere il motivo. Tra le due maglie basse e i 3 punti alti che andiamo a lavorare nel punto a V non abbiamo catenelle di separazione. Sono al termine del giro, andiamo a lavorare l'ultimo archetto di 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo il blocco di 4 maglie alte, andiamo nella maglia bassa iniziale e andiamo a chiudere il giro con un punto bassissimo. Ripartiamo da qui con la lavorazione del sesto giro, andando a lavorare nell'archetto di 7 catenelle, 13 punti alti. Il primo punto lo lavoriamo con maglia alta allungata ritorta. Carico il filo, entro nell'archetto e vado a lavorare le rimanenti 12 maglie. Per un totale di 13, compresa la maglia allungata iniziale. Terminato tutto l'archetto di 13 maglie, senza catenelle di separazione, andiamo nell'archetto successivo, quello di 5 catenelle. E andiamo a lavorare un punto basso. 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo la maglia bassa e sulla maglia alta centrale nel gruppo di 3 che abbiamo lavorato nel punto a V andiamo a lavorare un punto basso. 5 catenelle per lo spazio, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nell'archetto di 5 catenelle e lavoriamo un punto basso. Continuiamo adesso lavorando 13 punti alti nell'archetto di 7 catenelle. Senza fare catenelle di separazione dall'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato, carichiamo il filo, entriamo nell'archetto e lavoriamo le 13 maglie alte. 2, 3. Dodici e 13. E questa sarà tutta la sequenza di lavorazione per questo giro. Tra un modulo e l'altro di 13 punti alti abbiamo due archetti di 5 catenelle. Vi faccio rivedere la lavorazione degli archetti e poi vado a fare la conclusione del giro. Terminate le 13 maglie alte, vado nell'archetto successivo e lavoro un punto basso. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5 che sono lo spazio dell'archetto, vado nel punto alto centrale del gruppo di 3 maglie alte e lavoro un punto basso. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, un punto basso nell'archetto successivo. E continuo
fino alla conclusione di questo giro. Sono arrivata alla fine del giro, andiamo a lavorare l'ultimo archetto di 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nell'archetto l'ultimo disponibile, lavoro il mio punto basso e mi aggancio con un punto bassissimo alla maglia iniziale del modulo di 13 punti alti. E chiudo il giro. E abbiamo concluso la lavorazione dello sprone che si presenterà in questo modo. Vedete che abbiamo tanti moduli che ci serviranno per il posizionamento dei marcatori.